Scusi? Sì, caro. Sa a che ora arriveremo a Stirling? Alle 6:15, ma il treno è 8 minuti in ritardo. Che libro sta leggendo? Oh, è qualcosa che ho comprato in stazione. È un giallo ambientato nel Medioevo. È scritto molto bene per questo genere di libri. Non è stato ristampato per anni. Come si intitola? Lo scandalo del crociato corrotto di Molly Pigram. Credevo che l'autore fosse una donna, ma apparentemente non lo è. Il suo vero nome è... Professor Nigel Pigram. Esatto, lo conosce. No, non l'ho mai conosciuto personalmente. Comunque, George è un suo grande ammiratore. Conosce bene Stirling? Sì? E dove state andando voi colombini? Sì, noi... È uno dei posti che vogliamo assolutamente visitare durante la nostra vacanza. Andate a visitare il castello, mi raccomando. Sono sicura che è un bel posto, ma non siamo dei grandi appassionati di storia, George? No. Suppongo che bar e discoteche facciano più al caso vostro. Esatto, George adora ballare. C'è una chiesa che si chiama San Ninians a Stirling? Sì, ero certa che ci sareste andati. Davvero? Ma naturalmente, è ovvio che siete innamorati. Siete in una fuga d'amore. E poi dicono che i romantici non esistono più. Lo sa che siamo su questo treno stasera a causa di questo naso rosso da pagliaccio? Certamente. No, non sto scherzando. Ci crede davvero? Certamente. Avete una faccia onesta. Dai, George! Devo proprio dirlo. Non alzare la voce! Se devi andare a far pipì, perché non lo dici chiaramente? Va bene, vado a far pipì. Pipì. Biglietti! Oh, salve. Questo è un biglietto a tariffa piena. Non ha un abbonamento per pensionati. Viaggio raramente in treno. Il mio biglietto è valido, vero? Beh, sì, potrebbe risparmiare fino a un terzo del costo. Non ho intenzione di perdere tempo in risparmi inutili. Accidenti, che signora bizzarra. Biglietto, signore. Ecco qua. State andando a Stirling, eh? Sì. Beh, spero che non rimaniate delusi. Un posto un po' squallido in questo periodo dell'anno. Comunque ci sono un sacco di pub e un bel panorama dal castello. Grazie. Non voglio preoccuparti, ma quel tipo mi ricordava qualcuno. Sei sicuro? Sei stanco? Forse ti sei sbagliato? Forse, ma non mi è piaciuto il suo sguardo quando ti ha parlato. Vuoi stare un po' fermo, George? Devo andare in bagno. Quando ci vai, controlla se è aperto il vagone al ristorante, George. Ho abbastanza fame da mangiare persino il cibo inglese. Va bene. La porta era chiusa a chiave. Oh no, quel gangster dell'albergo, Guido. Beh, non mi fece paura. E tu? È vietato fumare in questo scompartimento. Va bene, forse mi fece un po' di paura. Le cose peggiorarono. Improvvisamente mi venne in mente chi mi ricordava quel controllore. Eklund, l'assassino di Marquet.
Non dovevo lasciar da sole Nico e la signora anziana. Improvvisamente, trovare la spada di Baphomet era passato in secondo piano. Adesso la cosa più importante era ritrovare la ragazza che amavo. Salve, c'è una festa! No, stiamo facendo colazione! Unisciti a noi! Ehi, Basher, svegliati, abbiamo compagnia! Il suo fiato era come la ciminiera di una fabbrica chimica. Scusa, amico, sta facendo un sonnellino. Sta dormendo come un pascià. Lo sveglio quando arriviamo a Newcastle. Siamo passati per Newcastle mezz'ora fa. Ah, non me ne sono nemmeno accorto! Hai visto cosa è successo alla giovane donna nel compartimento vicino? No, amico. Vuoi dire che l'hai persa? È sparita, assieme alla signora anziana. Penso che siano nei guai. Ma dai, anche la signora anziana? Sì, devi aiutarmi. Forse sono andate in bagno. Non penso. Non ci vanno mai da sole. Sempre in due, sai? No, è stata rapita, ne sono sicuro. Devo andarla a cercare. Chi te lo impedisce? Il controllore. Non è quello che sembra. Vuoi dire che vuoi evitarlo? Proprio così, sì. Nessun problema. Senti, ho bisogno di aiuto. Cosa c'è? Su questo treno c'è un uomo che sta cercando di uccidermi. Ehi, amico, rilassati. Con noi qua non oserà torcerti un capello. Siamo veterani noi. Abbiamo combattuto nella battaglia di Brightlingsea. Non ricordo che l'esercito britannico abbia mai combattuto un conflitto a Brightlingsea. Fidati di me, amico. Sei in buone mani. Che roba stai bevendo? Sa di benzina. Ah, sì? È per uomini vigorosi. I tuoi occhi sono un po' strani. Ciao. Non farlo, amico! Non saltare! Non intendevo saltare. Voglio salire sul tetto del treno. Stai scherzando, vero? Stai a vedere. Aspetta un attimo, amico. Ti do una mano. Avevo sempre desiderato fermare un treno, e ora ne avevo la possibilità. Ci hai salvato la vita, perché? Siamo sempre stati dalla stessa parte, Stobart, per cause diverse, ma contro un nemico comune. I Cavalieri Templari? Non chiamarli così. I veri Templari erano dei nemici nobili. Questi barbari non si meritano di essere chiamati in questo modo. Questi uomini sono peggio degli animali. Che cosa stanno cercando i neotemplari? Che cos'è la spada di Baphomet? Non è quello che pensi, amico mio. Sì, è un'arma, ma i nostri la troveranno difficile da maneggiare. Una spada a doppia lama. Un potere più vecchio di De Molay, più vecchio di Salomone. Li fermeremo, noi due. E Nico? No, George. Il mio viaggio è quasi giunto al termine, nel giardino del paradiso. Parli per enigmi. Perché non mi dici chiaramente che cosa stanno cercando? La spada simbolizza una forza colossale, creata dall'allineamento dei campi di energia naturali. Che sono focalizzati a St. Ninians. L'energia conferì ai Templari la potenza che li rese dei grandi.
una potenza che li rese carismatici fino al punto di controllare la volontà di coloro che gli stavano accanto. Come hai fatto a scappare dalla testa del toro? Una bella camminata dalla scogliera del toro al villaggio, Stoppard. Fortunatamente conosco le vie della solitudine. Inoltre, ho una sorella che ha una stazione di servizio proprio dietro l'angolo. Non pensavo che Khan avrebbe voluto sapere il contenuto delle mie tasche. Che Allah ti conduca ai tuoi nemici. Grazie. Un'ultima cosa. Cosa? Che cos'è? È morto. Nico era bella, anche legata. Neanche per sogno, George. Cosa? Chi? Guardami dritto negli occhi e dimmi che non hai pensato di utilizzare quest'ascia su Eklund. Non essere stupida, donna. La stavo per usare su di te. Sotto a quella pila di casse c'era Eklund. Non avevo proprio intenzione di aiutarlo. Quell'uomo era un killer di professione e non aveva certo bisogno di compassione. In fondo però mi dispiaceva della fine che aveva fatto. Nico era bello. Neanche... Cosa? Guarda... Non essere... La stavo... L'uscita posteriore era sbarrata e chiusa con un lucchetto. Dove credi di andare? Non preoccuparti, non mi sono dimenticato di te. Slegami immediatamente, George Stobart! Lo farò quando sarò pronto. Giusto, George! No. Ti sei approfittato di me quando avevo le mani legate. Quando Eklund mi ha puntato addosso la pistola, credevo che stessi per morire. Pensai a tutto ciò che non avrei più potuto fare. E baciarti era il primo della lista. George! Eh? George, dobbiamo scendere dal treno! Eklund potrebbe riprendersi. Allora che cosa stiamo aspettando? Cosa fai? Sto uscendo. Non quella porta! Vuoi fare la fine di Flap? Veramente no. Quello che resta di lui sta ritornando a Londra. Spero avesse un biglietto andata e ritorno. Mi sentirei più sicuro se avessi una pistola o qualcosa del genere. Khan mi ha dato qualcosa. Cosa? La sua borsa. Benissimo. Se incontriamo un assassino possiamo conciarlo per le feste. Aveva qualche arma? Veramente non lo so. Questa borsa è piena di C4. Wow! Perché non me l'hai detto prima? Accidenti, gliela faremo vedere adesso. Che cos'è un C4? Plastico, George. Allora siamo a cavallo, eh? 2 chili di esplosivo al plastico, ma il detonatore è rotto. Nessun problema. Possiamo comprare una scatola di fiammiferi da qualche parte. Non funziona così. Ci vuole una piccola esplosione per innescare una grossa esplosione. Allora non è molto utile. Cosa dice quel cartello? Pare che durante la guerra civile inglese, a metà del 1700, questo posto era un deposito d'armi. Sì, e cosa è successo? Guarda com'è ridotto questo posto, George. E poi, trai le tue conclusioni.
Una scintilla improvvisa. Esatto. La torre è stata l'unica a rimanere intatta. Spero che l'esplosione non abbia distrutto la spada di Baphomet. Davvero? Io spero di sì.